La storia del crotone è una storia semplice, eppure non è facile da raccontare, insomma io ho rivissuto un anno intero. Negli ultimi periodi, negli ultimi mesi siamo stati definiti, o hanno parlato di noi come una favola. Se la devo pensare come una favola, beh allora voi sapete che io voglio il lieto fine, matematico. Però a me piace pensare invece che il Crotone sia il risultato di un durissimo lavoro, di una passione incredibile, di un gruppo splendido, di organizzazione, di, di una grandissima motivazione. E l'idea di trovarmi qui di, di fronte a voi no? a spiegare una conferenza stampa del genere è, è gratificante per me, assolutamente. Credo che questo sia stato il più bel messaggio che il Crocone abbia dato alla gente quest'anno. Eh, partiti da inadeguati, partiti da quasi stolti o sciocchi, e riuscire ad arrivare all'ultima settimana a giocarsi la salvezza credo che sia una gratificazione enorme e noi ci teniamo tantissimo. Però non è solo un messaggio che abbiamo dato alla gente, l'abbiamo dato soprattutto ai giovani perché noi abbiamo visto anche in questa settimana e generalmente tutti i giovani, con il loro entusiasmo, quando chiedono i selfie, gli autografi, vorrei che i loro desideri non rimangano solo nei loro cuori, eh, vorrei che anche quando nella vita ci sono delle difficoltà, perché nella vita ci sono difficoltà, loro non smettano mai di inseguire i nostri sogni, e i loro sogni soprattutto, perché la, dif la differenza che abbiamo dimostrato noi quest'anno è che anche se non ci sono state delle, delle, delle possibilità economiche incredibili, anche se non eravamo nessuno per questa categoria. Io credo che non bisogna mai smettere di pensare in grande e voglio che non smettano di pensare in grande mai, che il, il coraggio, eh, l'ambizione, la lealtà dei rapporti siano le cose per, quali, per le quali, le virtù per le quali costruire. Eh, le certezze di ognuno di noi, quindi i rapporti tra di noi, ciò che andremo a fare, perché tanto se non sarà oggi sarà domani, se non è domani dopo domani, fra un mese, fra un anno, fra cinque anni, chi riesce a perseverare nel tempo e con un'ambizione, con una sana lealtà, prima o dopo raggiunge le cose. Io non so come finirà la storia del Crotone domenica sera, perché molto dipenderà da quello che faremo noi in campo e da quello che succederà nel campo di Palermo. Però a me per una volta piace pensare che il Sud che possa essere il Sud a vincere. Mi piace pensare che, che ce la possiamo fare. Per quello che io ho voluto preparare questa partita, come al solito e sempre con i miei ragazzi al top, ma coinvolgere un po' tutti questa settimana. Perché poi alla fine mi sono riscoperto, martedì ricorreva il 25 anniversario di Giovanni Falcone e ho... Ho rivisto, ho letto un suo concetto che mi ha illuminato, ma perché poi ci sono dei grandi pensatori, delle, delle grandi persone che riescono sempre a darti qualcosa nei momenti in cui tu stai cercando qualcosa. E non è che le diceva, come, come concetto diceva, non è che se le, cose, se le cose sono così, non è detto che debbano andare così. E il problema è che quando c'è da rimboccarsi le maniche, quando c'è da... Da attuare un cambiamento, da voler cambiare è allora che la stragrande maggioranza delle persone preferisce lamentarsi e non fare. Il Crotone ha fatto: il Crotone in un anno ha fatto di tutto e di più. Ha sempre messo al massimo delle proprie convinzioni, della propria disponibilità, dei propri sogni, della propria ambizione. Ha fatto di tutto per poter arrivare all'ultima giornata di campionato e giocarsi una salvezza. Per me è una cosa bellissima. E vogliamo salvarci. Vogliamo salvarci fortemente per dimostrare che, come vi ho detto prima, non sono solo eh, i discorsi economici a tenere in piedi i sogni, ma sono l'organizzazione, sono la capacità di pensare che tu ce la possa fare perché attraverso un duro lavoro tu possa arrivare a coronare quello che ti sei prefisso, a raggiungere il tuo obiettivo. Vogliamo salvarci perché. Anche il Sassuolo, il primo anno che si salvò a 34 punti, ha dimostrato poi che negli anni si possa diventare competitivi con tutti, come abbiamo fatto noi nelle ultime partite, realizzando due punti in più della Juventus. Vogliamo salvarci ognuno per la nostra motivazione, è indubbio. Io per la mia, i ragazzi per la loro, voi per la vostra. Ma in ogni caso, io mi auguro che sia una serata da non dimenticare mai.